Una nuova importante rivelazione ci permette di conoscere più a fondo l'Etna e di aggiungere tasselli sulla storia della sua conformazione. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dopo un'intensa attività di ricerca e studio svolta in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino, ha annunciato la scoperta dell'età di inizio della formazione della Valle del Bove, profonda depressione situata sul versante orientale del vulcano Catanese, la cui origine risale all'età mesolitica, più precisamente tra il 7478 e il 7134 a.C. Definito per la prima volta in assoluto il periodo di formazione della Valle del Bove, il team di ricercatori ha poi ricostruito la sequenza di eruzioni che hanno interessato questo settore dell'Etna proprio dopo l'inizio della formazione di questa ampia cicatrice vulcanica. Il lavoro recentemente pubblicato da parte di autori dell'INGV, sia di Catania, di Pisa che di Roma 2, in collaborazione con l'Università di Urbino, ha permesso di fare un passo in avanti importante nelle conoscenze sulla storia eruttiva dell'Etna. Si tratta in particolare di un lavoro di tipo multidisciplinare che è sviluppato già da tantissimi anni attraverso questa lunga collaborazione che integra indagini di tipo geologico-stratigrafico con datazioni assolute sia al carbonio 14 che di tipo paleomagnetico. In questo caso, questo studio ci ha permesso di definire per la prima volta, attraverso la datazione al carbonio 14, di frammenti di albero trovati nella zona dell'abitato di Milo, in una cava, all'interno del deposito di frana che è all'origine della Valle del Bove, ci ha permesso di conoscere per la prima volta l'età di formazione di questa ampia depressione che caratterizza la morfologia del versante orientale del vulcano, che si è formata circa 9200 anni dal presente, quindi intorno al 7000 a.C. E allo stesso tempo, sempre nelle cave presenti nella zona di Milo, è stato possibile datare la successione di eventi vulcanici che si sono verificati subito dopo la formazione della Valle del Bove. E in particolare sono state scoperte due eruzioni avvenute in epoca preistorica, intorno al 2600 a.C., e due eruzioni invece in epoca storica che non sono descritte nelle fonti storiche, in particolare una in epoca greco-romana e una durante l'epoca medievale.